Siamo in ospedale di Genova. Allora, siamo in pronto soccorso ancora. Ragazzi, pupazzi. Giorno 2, siamo in ospedale. No. Sì, giorno 2, ieri siamo arrivati, oggi praticamente. Cioè, Primo intero giorno. buongiorno ragazzi, è già un altro giorno. Ieri non ho registrato poi niente perché siamo stanchi, eravamo. Siamo in camera, in ospedale di Genova. Adesso sono 8:30, Luca si è svegliato e mangia. Questa è la nostra camera in ospedale. Lui ha dormito qua, ma non so, dormito male oggi. Cioè, dormito, ma frignava. Vedete questa finestrina? Io con questa finestrina parlo con i dottori. Poi c'è tavolo, frigo, TV, armadio, e non so, sono le 8:30 ma non portano colazione. E io sinceramente spero che qua si porta da mangiare, perché sennò io non ho portato niente. L'unica cosa che ho mangiato da ieri mattina era una pera. Ha fatto colazione e poi dopo non ho fatto niente, cioè non ho mangiato niente. Ho una fame terribile e mi sembra che, boh, o sono in ritardo di portare colazione o non lo portano proprio, perché chi è Covid deve mangiare il suo. Però, boh, se non faccio consegna a mangiare. Camera, camera. Ah, qua vedete la porta verde, questo è il bagno. Non so se si vede, faccio così, ma c'è vista mare tutto. Ma visto che questo ospedale, diciamo, almeno vista. Paolo è tornato a Sanremo e noi siamo qua. Non so quanto tempo ci tengono e quanto tempo staremo qua. Ieri hanno fatto esami di sangue, io stamattina ho fatto l'esame di cacca che devono loro fare. Riguardo a Lucas, lui sembra che sta meglio perché la febbre ha avuto ieri sera 37,8, gli hanno dato tachipirina, 3 mg in sciroppo. E la notte febbre non c'era, stamattina non c'era, stamattina intendo tipo verso le 6. Adesso provo a misurare ancora e vedono che sono un po' stanca, ma anche io ce l'ho Covid, perciò è normale. Beccarsi il Covid 2 volte in 6 mesi è il massimo del massimo. Allora, Luca ha mangiato, cambiato e adesso felice. Mi raccomando, felice! Comando, felice! Ecco, felice! Non tanto, ma almeno un po'. Felice? Felice, felice. Digli un po' sorrido, un pochino. Allora, a me qua hanno portato il menu, hanno chiesto se io mangio qua e ho detto ovviamente mangio qua perché non ho niente da mangiare, sto morendo di fame. Io ho scelto il tè con i biscotti, poi al pranzo ho passato legumi, spezzettino di tacchino e verdure, carote al vapore, frutta fresca e cracker. Per merenda ho scelto budino, per cena pastina in brodo, manzo, carote baby, frutta fresca e cracker. Però mi hanno dato anche per domani e questo probabilmente vuol dire che noi staremo qua anche domani. Cosa
colazione tè con biscotti come sempre, però qua insalata di orzo, platessa, carote al vapore, frutta fresca, cracker, budino al merenda e per sera sempre brodo, manzo, pomodorini in insalata, budino, vaniglia e cracker. Cioè, probabilmente stiamo qua anche domani, lo sai? Lo sai? Spero che ci basterà l'acqua, perché è rimasta solo metà. Allora, questo è il tè, era finché non è scappato, perché il bicchiere è rotto. E tutto va giù. Il tempo che io compilavo la mail per mandare, perché qua in Liguria l'accompagnatore deve pagare i pasti. Allora io dovevo fare mail e mandare in 3 indirizzi. Per dire che io sono qua in padiglione così nel reparto Covid, dare il nome di bambino e che mangio, colazione, pranzo e cena. Mare Lucas. Allora, Lucas in teoria solo adesso doveva fare pranzo. Sono una. Ma cosa è successo? È successo quello che sono arrivati i dottori, l'hanno visitato, l'hanno svegliato, lui era incazzatissimo, ha iniziato a urlare e piangere perché ha pensato che è ora di mangiare. Ma in teoria non era ora di mangiare e io questo biberon già terzo tentativo per dargli, faccio. Ma lui un po' ha fame, un po' ha sonno. E di novità ci lasciano qua. Non si può andare a casa. Perché lui anche se è stabile, comunque deve stare sotto il controllo perché è molto piccolo. Loro vogliono essere sicuri che febbre non si alza di nuovo e che sarà tutto bene. Però lui oggi è veramente capriccioso. Allora, qua hanno portato a mangiare carne, passato legumi, carote, merendina, frutta e cracker. Fuori c'è tempo un pochino brutto, sta piovendo. Lucas cerca di addormentarsi. Cioè, ha mangiato veramente male, ha mangiato 80 grammi, è rimasto 80 grammi, ha mangiato 100, 100 qualcosa. Raccontiamo ai nostri iscritti, diglielo, che la mia mamma mi ha attaccato il Covid perché voleva stare più tempo con me, vero? Sì. Digli a tutti gli iscritti, digli, sappiate ragazzi che questa mia mamma voleva così tanto stare con me, ma non ha capito che può stare con me anche in camera. Dilli che lei non ha capito che si può stare anche in casa da soli, in due. Non dobbiamo fare questo weekend romantico in ospedale. Vero? Lucas. Quindi ragazzi, pupazzi, ragazzi, pupazzi. Giorno 2.
Siamo in ospedale. No. Sì, giorno 2, ieri siamo arrivati, oggi praticamente... Cioè, primo intero giorno. Vero? Non si capisce niente perché siamo in questo ospedale e perché abbiamo preso Covid noi due. Solo noi due, di famiglia. Vero? Come mai? Questa madre già seconda volta ti fa venire il Covid. Prima quando eri in pancia, nel quinto mese di gravidanza. Adesso seconda volta. Seconda volta con me facciamo Covid. Cattiva mamma. Lucas. Fai acu. Acu. E questo monino piccolo con questa cosa sulla manina. Vero? Cosa ce l'hai sulla manina? Hai visto? Guarda. Cosa c'è sulla manina? Cosa c'è sulla manina? Già sta meglio. Vera? Di lì sta bene. Lì sta meglio. Allora, le nostre procedure serali. Prima era 35,9. Dobbiamo misurare febbre, aspetta. Aspetta. Yeah.